Boom! Allora, pisciare. G2A.com. Visit now. Bene ragazzi, qua è Seppi e bentornati nel video vlog del sabato. Ah, come sono contento di fare questo video, voi non potete neanche capirlo. Sono contento perché l'ultima volta che ho fatto un video del genere era un periodaccio, ma veramente triste, dove ero giù di morale a bomba, avevo tantissimi pensieri per la testa e non riuscivo a concentrarmi alle cose importanti. Per fortuna diciamo che il tutto si è sistemato e che quindi sono pronto a ripartire alla grande sul canale e spaccare il culo a tutti. Adesso sì che sono a fuoco. Devo anche ringraziare ovviamente tutti voi, perché chi mi segue anche sul mio profilo privato di Facebook mi ha mandato tantissimi messaggi privati e tantissimi commenti di sostegno, dicendomi tenere duro, che sarebbe stato ovviamente solo un periodo, che sarebbe andato tutto bene dopo, e così è stato. Quindi grazie di cuore ragazzi per sostenermi non solo qui su YouTube lasciando tanti commenti, tanti mi piace inerenti ai video, ma anche nella vita reale, sostenendo la persona che sono, perché spesso mi viene il dubbio e l'incertezza che voi mi seguiate solamente per il personaggio che spesso interpreto nei miei video, quello un po' pazzo, perché in realtà sono un po' pazzo, però nei video lo accento per cercare di farvi divertire, e magari perdo di vista il fatto che molti di voi si sono affezionati proprio a me, e questa è una cosa che mi rende veramente contento spesso, e dovrei essere anche spesso più entusiasta di quello che sono. Ma miglioreremo, nessuno è perfetto ragazzi. Allora, a proposito di tanti prossimi nuovi video, ho delle idee in testa davvero sfavillanti. Ho ripetuto più volte, no, che da settembre saremo ripartiti in quinta, e così sarà. Allora, canale di Twitch TV dove faremo due almeno streaming a settimana, programmate nel giorno in cui diciamo ci sono più persone e nell'ora in cui c'è più gente. La streaming mensile, quindi ascoltate bene, da settembre una volta al mese faremo una streaming di 24 ore non stop, dove parliamo insieme, mi fate le domande, vi saluto, giochiamo insieme, giocherò io a qualche giochino per una volta al mese. Questa è una promessa che vi faccio, però dovete farmi vedere con i pollicioni in su che mi sostenete. Quindi voi spolliciate come pazzi se vi piacerebbe una volta al mese da settembre a fin quando vorremo farlo, fare una streaming organizzata bene con degli ospiti speciali durante la streaming di 24 fottute ore. È un suicidio! Sì, probabilmente è un suicidio, però stare un giorno, diciamo, direttamente a contatto con tutti coloro che magari la mattina non ci sono, la sera non c'è un'altra persona, il pomeriggio non c'è un altro, ma ciclando stiamo un po' tutto il giorno insieme, sarebbe epico e distruttivo per il mio ego, alter ego, il mio cervello, la mia salute. Mangeremo in live insieme. Allora, sapete bene che sul canale cerco di portare sempre più varietà possibile. Mi piace portare video divertenti, mi piace portare delle sfide, vabbè, mi piace portare Minecraft, ultimamente anche Hearthstone. Cercherò, nel più possibile delle mie capacità, di far sì che la varietà non manchi più da ora in poi. Cioè, non ci saranno mai settimane solo piene di Minecraft, mai settimane solo piene di FIFA, eccetera. Cercherò di mischiare sempre il tutto, ovviamente anche con i vlog, che sono una delle cose che mi piace di più fare ragazzi, per far sì che niente ci potrà fermare. E poi c'ho anche la super poltrona adesso, che è veramente bellissima e comodissima, ho tirato una pedata alla fotocamera. Unica cosa, c'è un piccolo progetto che avevo nella mia mente, che è un po' fuori di testa, totalmente fuori di testa. Allora, io è da tanto tempo che penso, anche grazie a dei suggerimenti del Bushi, di trasferire la mia camera in un'altra stanza della casa. E voi direte: Stephanie, se ti piace perché non lo fai? Perché mia mamma mi spara. Eh sì, mia mamma mi uccide se faccio una cosa del genere. Pensandoci su, non è neanche una cosa troppo fuori dalle righe. È una cosa particolare che nella vostra vita vi potrà capitare, non lo so, una, massimo due volte, di trasferirvi da una stanza a un'altra della vostra casa. A me non è mai successo, per esempio. Questo perché ho notato che in questa stanza non c'è un cazzo di spazio, e lo spazio che invece offrirebbe un'altra stanza sarebbe molto più adeguato, perché potrei spostare roba che è di là di qua e risistemare la roba che è di qua di là, giustamente. Rendere il tutto molto più luminoso con dei sistemi di luce che volevo installare. Insomma, è un progetto importante che però non so se andrà mai in porto, appunto per il problema di mia madre che mi fa due palle grosse come dei cannoni. Palle di cannone, ma va bene lo stesso. Ieri ho fatto una streaming sul canale di Twitch TV, al quale vi invito a mettere il follow perché ce ne saranno tantissimi
tantissime nei prossimi giorni. Già settimana prossima ne voglio fare una o due, e già da settembre ci saranno 2-3 a settimana, come vi ho detto all'inizio. Ho letto delle lettere e ce n'era una che mi aveva colpito particolarmente. Volevo riportarvela anche qui sul canale di YouTube. Caro Stepney, mi chiamo Beatrice e sono una tua fan grandissima. Ti seguo da quando eravamo in 30.000 ad essere iscritti al tuo canale, mentre adesso siamo finalmente in 100.000. A proposito, complimenti per il traguardo raggiunto. È bello vedere crescere il tuo canale e crescere anche io insieme a lui e a te, ovviamente. Anche se i complimenti più grandi vanno a tutti noi. Spero davvero che il disegno ti piaccia, anche perché l'ho rifatto ben 3 volte. Spero che ti piaccia anche la poesia che ho scritto in 2 secondi, perché mi veniva dal cuore. Nel disegno ci siamo io e te, anche se in realtà tu non ti riconosci neanche. Mi spiace se non è venuto bene, ci tenevo a mandartelo comunque. È venuto bene, ve lo assicuro. Adesso ti voglio fare un gioco. Alza la mano destra, poi mettila sulla spalla sinistra. Alza la mano sinistra e mettila sulla spalla destra. Adesso stringi forte. Questo era un mio abbraccio. Spero di averti veramente, spero di abbracciarti veramente un giorno. Ti voglio bene, Bea. PS, su YouTube mi chiamo Bea Chan. Allora, questo è il disegno che ha fatto. Guardate quanto è bello. Siamo io e lei con la maglietta di Superman. 100k, Stepney, sei un mito, c'è scritto qui. E poi la poesia, vi leggo la poesia, che è una delle cose più dolci che qualcuno mi abbia mai scritto. Il mio supereroe non sa volare, non sa sparare fuoco né acqua, non sa muovere la terra, né possiede la superforza, e di sicuro non spara ragnatele. Ma lui ha un superpotere migliore. Lui è in grado di far sorridere sempre la gente e di donare allegria a chiunque. Il suo nome è Stepney, e io non potrei desiderare un supereroe migliore. Cioè, è veramente una cosa bellissima, Beatrice. Cioè, ti ringrazio di cuore. Anche mia mamma si chiama Beatrice, non so se lo sapevi. Sei stata davvero gentile. Io spero di incontrarti ad uno di questi eventi che ci saranno in futuro, perché li farò tutti: Games Week, Romix, Lucca Comics. Cercherò di farli tutti per incontrare il più possibile di voi e per rendere, diciamo, oddio, concreto tutto quello che mi inviate, tutto quello che vi trasmetto tramite una fotocamera. Grazie di cuore. Ho anche altri 2 pacchetti da aprire, quindi direi di non badare al tempo. Ok, c'è una busta. Ciao Stepney, io mi chiamo Massimiliano e ho 14 anni. Vengo da Finale Emilia, in provincia di Modena, e sono un tuo grandissimo fan. Ti seguo da quando avevi 30.000 iscritti. Sei uno dei miei youtuber preferiti insieme ad Anima. I tuoi video mi fanno sempre ridere, anche dopo una brutta giornata. La mia serie preferita su Minecraft, la serie di cui tutti mi... Le mie serie preferite sono Minecraft, la serie di cui... Le mie serie preferite sono Minecraft. La serie di cui i miei video preferiti sono il primo, dove hai completato il primo achievement Attaccati a sto ceppo, e il 39esimo, dove hai battuto l'Ender Dragon Face to Face. E anche l'altra serie, che è The Island of Junaria. Mi piace anche Eston, anche se non lo capisco tanto, ma lo guardo perché ci sei tu e mi fai ridere. Farai mai una coop con Vegas? Sicuramente a settembre la farò con Vegas su Minecraft. Ti mando in anticipo tanti auguri per i tuoi 100.000 iscritti, e secondo me, dopo aver superato i 100.000, arriverai presto ai 200.000, me lo auguro, e da lì inizierai la tua grande ascesa su YouTube. E spero che ci rimarrai ancora per molto tempo e ci faccia divertire ancora tanto, perché tu non sei solo uno youtuber, ma sei un nostro amico. E grazie, perché per noi ogni giorno è Natale, perché i tuoi video sono dei regali. Grazie per tutto quello che fai per noi ogni giorno. Oddio, grazie a voi. PS, nell'altra busta ci sono 2 disegni, un tuo ritratto e il combattimento tra te e l'Ender Dragon, e un dado molto figo. In più ci sono delle persone che non hai trovato nei tuoi pack opening di FIFA. Fai vedere? Esatto, non ho trovato né Nasri, Vidal, Modric, Sanchez, Ronaldo. Non li ho trovati, è vero, c'hai ragione. Queste sono le carte. Dov'è il dado? Allora, qui c'è il ritratto, che è veramente una cosa assurda. Cioè, è veramente epico, guardate. È fatto benissimo, ve lo devo mettere a fuoco in qualche modo. È epico sto coso. Aspettate che è tornata mia mamma. Sto facendo un video. E sotto c'è la scritta Stepney. E poi qua ci sono io. Fermi tutti. Ah, intanto c'è il drago, che è fatto veramente benissimo. Cioè, te disegni da Dio, cazzo. E ci sono io sopra il coso face to face che combatto l'Ender Dragon, guardate. Ve lo ricordate, episodio epico. Il dado purtroppo qua non c'è, non so che fine ha fatto. Forse è andato sperduto da qualche parte, boh. Grazie mille Massimiliano, sei veramente gentilissimo, davvero. Altra e ultima busta. Allora, questa è di una ragazza. Si chiama Sara e viene da Lurate Caccivio, in provincia di Como, credo. E ci ha scritto una lettera e ci ha dato 2 disegni. Caro Stepney, mi chiamo Sara, ho 13 anni e abito a Como. Io e mio fratello Niccolò ti seguiamo da quando avevi soltanto 20.000 iscritti. Quanto tempo mi sembra passato, quante risate mi hai fatto fare. Ti vorrei ringraziare per tutto quello che fai per noi. Quando qualcuno mi dice Stepney è uno sfigato, io rispondo: beh, allora sono fiera che questo sfigato sia il mio idolo. Che grande. Chi è che mi dà dello sfigato? Che bastardi.
alle spalle. Sei il mio idolo perché sei uno dei pochi youtuber che con una semplicità e naturalezza infinita ti fa sentire parte della comunità di fans. Non una persona da vedere come un dio, ma come un amico che parla con te come se fosse di persona e che se anche so non mi conosci mi sento come se tu fossi il mio migliore amico da una vita. E mi sembra di essere nella tua stanza con te e non che tu stia parlando ad una fotocamera. Molti diranno, avete rotto con sta storia che stai per il vostro idolo. Beh, per me lo sei davvero. Mi hai aiutata molto, grazie a te ho superato un momento molto ma molto difficile. Non leggere questa parte nel video, ok? Lo leggo dopo. Ti ringrazio per tutte le risate che mi fai fare. Sei un grande, continua così. 100k te li sei davvero meritato. Spero che il percorso del tuo canale verso la conquista del mondo intero sia segnato da tantissimi altri traguardi come questo. Speriamo, tutti insieme. Ti ho spedito il mio disegno e il disegno di mio fratello. Spero ti piacciano. Mentre lavoravo al mio capolavoro, sì, magari capolavoro, scusami se è venuto male, tranquilla. Non devi neanche chiedere scusa. Ho pensato, cavolo, lo stesso foglio lo sto toccando io e tra poco sarà in mano al mio idolo. E mi sono commossa. Non ci credo. E so già che mentre leggerai la mia lettera io starò piangendo come una fontana davanti allo schermo del PC. Dai, non esagerare, mi metti in imbarazzo. Spero di poterti incontrare un giorno e spero arrivi presto. Sei fantastico, divertentissimo, epico, grazie di tutto, ti voglio bene. Mio fratello mi dice di dirti che ti adora e che non vedo l'ora di comprarsi la tua maglietta. A proposito delle magliette, dopo me ne parlo. Con affetto, Sara. Intanto, grazie di cuore, cioè, mi fate emozionare davvero tantissimo con queste lettere, siete incredibili, ragazzi. Mi cambiate la giornata da così a così e se anche sono già felice, è molto ma molto di più, do. Ah, questo è il disegno, penso, di tuo fratello. Step 100k, la S di Superman. Qui c'è il creep. Non è un creeper. È un creeper blu. C'è un creeper blu. Vai, Niccolò. Grazie mille, Niccolò. E qui c'è il tuo. È incredibile, ragazzi. Oddio, è bellissimo. No, volevo far vedere. Cioè, guardate quanto cazzo è figo questo disegno. Allora, qui ci sono io. Si vede, no? Stephanie. S di Superman. Piccone diamante in mano al creeper. Guardate quanto è dolce questo creeper. No, beh, questo è il creeper più bello che ho mai visto. FIFA 14 by Sara. Il joystick e Grand Theft Auto 5. Incredibile. È veramente uno dei disegni più belli che abbiamo mai ricevuto. Per estetica, cioè alla fine sono tutti belli perché apprezzo il gesto. Però, aspettate, ok. Questo è veramente, ma veramente bello. E te dicevi che non era un capolavoro. Sara, mi auguro di incontrarti, non lo so, magari al Games Week. Di poterti salutare di persona e ringraziarti di persona per questo disegno che è veramente epico. Se il progetto della camera dovesse andare in porto, li appiccicherò tutti alla parete. Io ve lo ripeto da tanto, però lo voglio assolutamente fare. Fare una parete tutta di vostri disegni per ringraziarvi all'infinito. Cioè, non posso fare altro. Allora, visto che il tuo fratello ha aperto la parete delle magliette, volevo dirvi che a settembre sarà online il sito che dovrebbe essere tipo www.stepney.com in collaborazione con capandcock.net, il sito dove ho comprato queste magliette di Breaking Bad, dove c'è questa, poi anche questa e poi c'è un'altra gialla che mi sa che è a lavare, e dovrebbe esserci il codice sconto Stepney per avere tipo il 15% di sconto. Da settembre ci saranno le magliette inerenti al canale, inerenti a Minecraft, a FIFA, a tutto, però ho bisogno di tempo per sviluppare il sito insieme a questi ragazzi inglesi, quindi già è difficile parlare. Fate conto questa cosa. Anche se spesso ho avuto dubbi riguardo al fatto di farlo con loro che sono in Inghilterra. Però loro sì, hanno detto si prendevano tutte le responsabilità di spedire, di fare tutte le cose. Cose che non potrei fare per mancanza di tempo, perché stare dietro a tutte le spedizioni è una cosa che ti porta via la testa veramente. Quindi io vi terrò sempre aggiornati, mi raccomando, anche nella pagina Facebook che come al solito trovate sempre ma sempre in descrizione. Lì annuncio quando faccio le streaming, annuncio quando devo fare delle domande. Soprattutto in questi giorni ho annunciato che la prossima sfida di Step vs Food sarà fatta o con un'anguria intera, con 5 limoni interi, oppure con 20 ghiaccioli. Ho messo la domanda su Facebook e quella lì che riceverà appunto più voti sarà la sfida che faremo settimana prossima per chiudere definitivamente i ringraziamenti per i 100.000. Era il terzo video speciale che vi avevo promesso. Ragazzi, che dire, anche questa settimana è passata. Come vi ho detto adesso, sono tranquillissimo. Ho una voglia di registrare che voi non avete una minima idea. Ci saranno giochi horror, ci sarà FIFA, tornerà anche Call of Duty. Non perché Call of Duty è mainstream, perché Call of Duty è un FPS e a me piace. E io sul canale porto giochi che mi piacciono. Poi, questo dipende da voi. Mettere mi piace ai video che preferite. Anche se preferirei che li vedeste tutti, appunto per quello che sono io. Come hanno detto tanti ragazzi nelle lettere, non per personaggio e interpreto, né tantomeno per i giochi che gioco. Quindi, che dire, ragazzi, ancora grazie mille di tutto quello che fate per me, davvero di cuore. Io sto cercando di fare altrettanto per voi. Avete presente che sponsorizzo sempre G2A? Ho visto che molti dicono Step, basta sponsorizzare G2A, perché lo fai? Allora, uno, ha dei prezzi assolutamente bassi in confronto a tutto il resto. Cioè, voglio vedere chi vi vende un gioco a 50 euro come il GameStop e chi ve lo vende a 20 come il sito. Va bene, è la copia digitale, ma comunque basta per giocarci. Organizza beneficenza, cioè ci sono settimane intere dove tutti i giochi comprati, il ricavato va in beneficenza e questa è la cosa migliore
migliore ci possa essere. Anzi, tra l'altro vi accenno che a settembre farò anche un'altra campagna di donazioni. Chi vorrà partecipare lo faccia pure, mi raccomando. Queste sono cose serie, non si sta scherzando. È rapidissimo, cioè io ogni volta che compro un gioco mi arriva la key, immediatamente ci gioco subito, quindi è comodissimo. E poi, ascoltate bene, come ho attivato il codice sconto per le magliette, come forse riesco a farlo per la sedia, riuscirò a farmi attivare il codice sconto STEP su G2A per avere il 5% sempre su tutti i prodotti. Oltre, vabbè, ad avere giveaway che mi hanno promesso, ma ancora non ho ottenuto. Quindi che dire, ragazzi, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un mi piace, passate a G2A, passate a Facebook, quasi per tutto.